Il Centro per la diagnosi e la cura dell'epilessia dell'età evolutiva è per il terzo triennio consecutivo un polo d'eccellenza e di riferimento nazionale. Inserito nell'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell'AU di Sassari, diretta da Stefano Sogiu, ha ricevuto l'importante riconoscimento dalla LICE, la Lega Italiana contro l'Epilessia, accreditata a livello internazionale. Il riconoscimento è stato ottenuto per la prima volta nel 2011, coordinato da Susanna Casellato, è passato attraverso una serie di criteri di valutazione, che tengono conto della storia della struttura, del personale medico e infermieristico impegnato, delle dotazioni strumentali utilizzate, delle collaborazioni con altre strutture, delle organizzazioni assistenziali e del volumi di attività. In Sardegna sono circa 10.000 le persone affette da epilessia, afferma la coordinatrice del centro, e oltre 5.000 sono i pazienti che ne soffrono in età evolutiva. Un'enormità: numeri che rendono questa patologia seconda soltanto alla cefalea. A Sassari vengono seguiti circa 2.000 pazienti e registriamo due nuove diagnosi a settimana. Dal 1995 il Centro per la Diagnosi e la Cura dell'epilessia dell'età evolutiva segue pazienti dei primi mesi di vita al compimento del loro diciottesimo anno, un'eccellenza che sottolinea la direzione aziendale e il riconoscimento dell'attività svolta in questi anni che garantisce un'assistenza sanitaria di alto profilo.